Bene, vi chiedo subito se avete delle particolari domande, perché poi ecco qualcuno, così ricominciamo dalle domande e poi dopo proseguiamo in alcune racconti, insomma, di cose fatte. Dimmi pure. Però non è inerente all'installazione. No, per carità, deve essere che non sia troppo personale. Si sente uguale. Senti, non ce la faccio. Dai, dai, ti concentri. Non sai che cosa, magari tiriamo un pochino la tenda, che facciamo venire un po' di luce prima del... Sì, sì, ecco. Così ci vediamo in faccia, se no è buio. Ecco, così, perfetto. Mi ha colpito molto il fatto del festival autoprodotto per sponsorizzare il film Facce la festa. Facce di festa. È più che una domanda, un consiglio, per quanto possibile, perché a Milano sicuramente la situazione è molto diversa dalla nostra. Parlo per me, dalla mia di paese, insomma. Vorrei cercare di capire come sarebbe possibile diciamo prendere le distanze dal logo benedizione del patrocinio del comune, o come uscire dal circuito culturale da parente stretto, da vicino di casa, come espanderci, insomma, non rimanere limitati nel nostro piccolo, perché poi non serve a nessuno. Se non al quartierino, insomma, se non agli amici più intimi. Quindi almeno dalle mie parti c'è questa triste realtà, limitante, limitativa allo stesso tempo. Se un consiglio, bene, accetto. sto qui, ne approfitto. No, fai bene. D'altra parte, se vieni a Milano ti puoi fare qualche esperienza in questo senso, perché... Se tu vai al comune a Milano, adesso ti dicono, la prima cosa che dicono, non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo una lira. Non ci sono da nessuna parte, ci arrangiamo, cioè volendoci arrangiare, proprio mi è piaciuto il fatto del festival, il festival autoprodotto, mi piace molto. Ma io penso che qui debba entrare in campo un po' la capacità creativa di ciascuno di noi, perché si tratta di inventare e trovare dei modi per riuscire a fare le cose che si vogliono fare, che si pensa che sia necessario fare, eccetera. Per cui è difficile dare una ricetta, no? Credo che ogni posto ha la sua condizione e ogni momento, ogni tempo ha la sua condizione. Per cui penso che bisogna veramente mostrare la propria creatività partendo dalla capacità di anche organizzarsi e riuscire a fare le cose in assenza di risorse come in questo momento, perché poi alcuni strumenti ci sono anche più di quelli che ci potevano essere una volta, non so, ad esempio la rete è una risorsa incredibile in questo momento per poter creare comunque comunicazione, relazioni, chiamare le persone, coinvolgerle, per cui la rete è sicuramente una grande risorsa che può essere utilizzata molto bene in questa direzione. Il resto si deve affidare uno proprio alla sua capacità di inventare il modo per fare qualcosa che attragga la voglia, l'interesse di persone che sono vicine e che magari piano piano, essendo un gruppo, si costituisca come un fenomeno che... Virale. Sì, esattamente. Io credo che non ci siano altre risorse, perché guarda, quelle istituzionali sono faticosissime. 15 anni fa mi ero messo in testa, insieme a un gruppo di amici, di fare un'operazione a Milano che voleva riqualificare un luogo industriale, peraltro abbandonato tanti anni, in centro alla città. E ci eravamo messi in testa di farlo diventare una sorta di cittadella delle arti, di luogo di convergenza di quel territorio milanese che
è sicuramente molto fertile da tanti punti di vista, ma molto difficile dal punto di vista relazionale. Cioè, ci sono realtà a Milano che io incontro all'estero, ma non incontro nella città, ad esempio. No? Quindi ci eravamo messi in testa che riuscire a creare un punto di riferimento che in qualche modo poi ha corrisposto a questi modelli che in Europa sono molto diffusi, ma anche all'estero, anche oltre l'Europa, cioè queste rivalutazioni dei centri industriali come luoghi per fare cultura, no? Cioè anche questo lo è in qualche modo, un macello, insomma. E quindi ci siamo messi lì, abbiamo fatto una richiesta al Comune, il Comune all'inizio ci ha totalmente ignorato, era una giunta monocolore leghista, per cui proprio cioè, più che gli alpini e le cose l'orizzonte non andava al di là. E poi successivamente in una prima giunta, perché noi abbiamo avuto delle giunte pesanti di centrodestra, molto difficili, la prima giunta di centrodestra di Albertini, l'assessore giovane era una persona che conoscevo, che comunque sino a qualche anno prima era stato direttore della Casa della Cultura, poi trasferitosi nell'area altra, e con lui siamo riusciti a mettere le basi per farla questa operazione. Un'area molto grande che si è denominata Milano la fabbrica del vapore, perché è un luogo in cui si fabbricavano, una fabbrica dell'inizio del Novecento, si fabbricavano i tram a vapore, e siamo riusciti a mettere a bando la cosa, a costruire una prima ondata di gruppi che potevano entrare dentro, a fare i primi restauri, perché la situazione era anche fatiscente, ma ti assicuro che da 15 anni a sta parte per me è stata una tribolazione, sino quando 3 mesi fa, forse anche meno, mi sono liberato dall'essere presidente dell'associazione della fabbrica del vapore, perché proprio non ne potevo più. Cioè è stato un difficilissimo rapporto con le istituzioni. Cioè un'iniziativa che altrove avrebbe richiesto 2 anni per andare a regime, dopo 15 anni, devo dire, e ammettere anche una piccola sconfitta, una sconfitta personale, che dopo 15 anni non siamo ancora a posto. Questo con le giunte di centrodestra, con cui abbiamo combattuto anche pesantemente, ma devo dire che anche con questa giunta qua che attuale non è che siamo messi meglio dal punto di vista adesso c'è il problema delle risorse che non ci sono, tante attenuanti, però indubbiamente qui è una volontà anche politica di mandare in porto un progetto che ad esempio per una città come Milano sarebbe il minimo, ecco, per far sì che sia un luogo dove si possano attivare tutta una serie di laboratori, dove le persone, così era perlomeno nella mia idea, le persone che frequentano le università, che hanno finito l'università, possano ritrovarsi e attivare quello spirito di intrapresa che è necessario, no? Cioè il fatto di vai in un luogo, vedi uno che danza, l'altro che sta preparando scenografie, quell'altro che fa un video, quell'altro che fa un'opera di design, cioè tutta questa vitalità che del fare anche è un motore straordinario per le persone che vengono lì, non vanno solamente a vedere la mostra già confezionata, già fatta, ma vanno a vedere anche i laboratori, vanno a vedere la gente che lavora e possano pensare che loro stessi possano intraprendere questa iniziativa. Questo motore del fare secondo me è fondamentale e questi luoghi sono particolarmente adatti perché da una parte sono così informali che possono farti sentire molto vicino alla possibilità di farlo e allo stesso tempo però riescono a raccogliere un livello anche alto di professionalità a cui fare riferimento. Quindi in una città come Milano che ha tante università, le quali producono indubbiamente un enorme numero di intelligenze che per la maggior parte finito la tesi se ne vanno all'estero, perché questo purtroppo noi formiamo gente da esportazione, cervelli da esportazione, l'80% credo delle persone che si laureano vanno per periodi più o meno lunghi, a volte per sempre, all'estero. Questo è davvero, come dire, stringe il cuore, perché dici ma come tutta questa energia, questa intelligenza che potrebbe risollevare le sorti di questo paese lo stiamo regalando all'estero. Ecco, pensavo che questo luogo, che tra l'altro ha anche
topologicamente una forma, una posizione veramente felice, perché è in centro a Milano, c'ha una piazzale che è grande quanto quasi Piazza Duomo, proprio il senso dell'accoglienza, il senso della... fosse strategico in una città che vuole essere europea, che vuole essere un punto di ritrovo internazionale, e invece si fa fatica ancora a farlo capire agli amministratori, cioè è difficile veramente. E dopo quest'ultima avventura, devo dire, io ho mollato il colpo, perché pur essendo dentro non mi occupo in questo momento più di organizzazione, perché sono in completo dissidio sul modo di come può essere interpretato un luogo di questo genere. Cioè creare, generare, pretendere dei luoghi è un primo passo secondo me molto importante. Non ci sono risorse? Bene, prendiamo atto che non ci sono risorse, è un momento così, non è che vogliamo tutti vivere di un assistenzialismo che ci dà il finanziamento di qua a destra e a sinistra. Però se non ci sono risorse, una comunità deve destinare dei luoghi perché le persone si ritrovino e possono creare impresa, possono creare quella forza scatenante che il mettersi insieme produce. Ecco, questo per me è essenziale. Bisogna pretendere che ci siano almeno, che la comunità, perché queste cose qui non sono degli amministratori, dei politici, sono delle comunità, è di una città, è un luogo, è della città, non è dell'amministratore di turno che magari dopo 2 anni va via. È pretendere che la città, la comunità destini dei luoghi alle persone affinché si possano ritrovare fisicamente. Fisicamente intendo, perché prima parlavamo di rete, ma è importante ancora la cosa fisica, no? Il trovarsi in luoghi e lì poter intraprendere delle iniziative e poi magari amplificarle con le potenzialità che ti dà la rete, per me è un dovere di un'amministrazione che interpreta bene i bisogni di una comunità. Quindi questo è un fatto che, cioè, Milano, potete immaginare un'area così centrale, quanto sia stata oggetto di interessi di ogni speculativi di ogni genere, per cui abbiamo per anni combattuto affinché quella roba lì non diventasse il luogo di un nuovo centro commerciale piuttosto che parcheggio, ecco, roba di questo genere. E però non siamo ancora riusciti a far scattare la fase 2, che diventi davvero un luogo di incontro, di ritrovo, perché non riusciamo a aprire neanche un bar, per dire, cioè, che è il minimo, no? Cioè in un posto così, un luogo dove mangiare, bere, fermarsi, esatto, per cui tu sei lì come un ospite, nonostante l'hai aperta tu, l'iniziativa l'hai sviluppata tu, eccetera, però l'amministratore che è arrivato l'ultimo semestre vabbè, la vive come invece lui che è proprietario di quel luogo lì, non si vuole fare prevalere da queste persone che ci sono dentro, che invece l'hanno attivato, l'hanno generato, costruito. Ecco, per cui il consiglio che vi do è associarsi il più possibile, pretendere, perché è giusto, una pretesa è giusta, perché i giovani devono avere i luoghi per poter, i luoghi fisici intendo proprio, per poter trovarsi, costruire lì, fare incontrarsi e anche produrre, progettare delle iniziative. Insomma, anche questa iniziativa nasce da un'esperienza di un'associazione di giovani, no? Per cui qui in Puglia peraltro c'è molta attività in questo senso. E pretendere che siano dati, perché è una giusta richiesta. Poi con le modalità istituzionali ci sarà un bando, ci sarà giustamente un equilibrio, bisognerà rispettare delle regole che ci sono, ma però che ci sia non la passività di essere indifferenti rispetto a questa cosa. Questa è l'esperienza personale. Penso che la fabbrica del vapore, che ci sta ospitando da anni, paghiamo l'affitto, non è che ce lo sta dando gratis, però non riusciamo a incidere sul piano organizzativo perché non ci viene dato il permesso di decidere su niente, perché l'area è comunque comunale, per cui passi sempre dall'assessore e con fasi più o meno collaborative, molto più meno che più, comunque non siamo riusciti ancora a mandare a regime questo lavoro, questo luogo che invece potrebbe essere veramente centrale, bellissimo peraltro, bellissimo. Ecco, questo è il destino che ci spetta per chi vuole intraprendere queste strade qui, di scontrarsi con una burocrazia, con un'ottusità, con un senso del potere
e della disponibilità verso i propri amici che hanno loro, chi amministra. Purtroppo questo qua. In una fase in cui invece dovrebbero dire, vabbè, non ci abbiamo soldi, beh, vi diamo, fate, no? Questo. Non abbiamo soldi, ma vediamo cosa possiamo fare. Esatto, perché esatto. Psicologico, trovare questo muro dove si dice, non ci sono soldi, si fa male per te. Fa male, ma soprattutto non è dignitoso, perché comunque si trova una chiusura. Assolutamente. No, devi metterlo, no, devi, perché... Si è capito quello che hai detto? No, devi ripeterlo perché... Se no in streaming non... Dai. Dai, l'hai detto benissimo, puoi ripeterlo. Questo qui è sicuramente una cosa. Il resto devi affidarti un po' alle tue capacità, perché sicuramente ce le hai, di inventarti delle situazioni. Non ho altri consigli, perché sarebbe anche ridicolo chiedersi dei consigli, dia dei consigli di questo genere. Non ci sono ricette, cioè ogni luogo ha una sua fisionomia, una sua modalità. Però il principio è questo qua, avere a disposizione un grande luogo virtuale che è la rete, che ti permette di fare delle operazioni, per cui un paese anche piccolo, come quello che stavi descrivendo tu, non è più isolato dal mondo, perché può mettersi in rete con il mondo, ma allo stesso tempo avere un luogo dove affondare le proprie radici e richiamare lo stare insieme. C'è un bellissimo libro di Sennett che si chiama Insieme, ve lo consiglio, proprio sulla storia e sulle modalità dello stare insieme, l'importanza dello stare insieme, perché stare vicini, cosa che la rete non ti dà spesso, è un fattore veramente moltiplicante delle energie di ciascuno. Quindi questo... Si chiama Sennett, se non mi ricordo bene il nome, no, Sennett ha scritto due bellissimi libri, uno che si chiama L'uomo artigiano, che è proprio sulle qualità del fare artigiano, che secondo me è molto è fondante proprio di questa concezione dell'artigiano come qualità, come capacità di portare avanti dei valori culturali, non solo perché fa dei prodotti che hanno una valenza culturale, ma perché la cultura del vero artigiano è quella di fare il meglio possibile per tutto il tempo che è necessario per farlo il meglio. Cioè, quindi un concetto di qualità straordinario, secondo me. E poi quest'altro libro che si chiama Insieme, che proprio racconta un po' sia anche la parte storica che anche poi la parte filosofica dello stare insieme. C'era qualche altra domanda per iniziare? Dai, prima lei. Il microfono, eh. Okay. Per quanto riguarda le istituzioni, proprio perché io ho fatto una... Vengo dall'Accademia, come lei prima ha detto, anche lei ha studiato in Accademia, di sicuro ci sono tanti anni di differenza e quindi... sicuramente la formazione è diversa. Poco ma sicuro. ho incontrato diverse difficoltà quando ho scritto la tesi proprio sullo studio azzurro. E quindi proprio per questo mi chiedevo sempre, la domanda unica in quell'anno in cui l'ho scritto è stata: perché l'Accademia di Belle Arti, luogo di incontro, di formazione, di sperimentazione, Non si apre verso una cultura che ormai è la cultura dei nostri giorni, quella della videoproiezione, quella della scenografia multimediale, quella del teatro sperimentale. E oggi che ho l'opportunità di fare la domanda a lei, quindi mi sorge spontanea la domanda, se sono gli artisti o artigiani, perché mi piace meglio, che non entrano più nelle accademie oggi, o se è l'Accademia che ha chiuso le porte con questi artisti? Sì, non lo so. Mi tocchi un tasto un po' delicato e dolente personalmente, perché io sono circa 13-14 anni che insegno in Accademia
e insegno sempre in una posizione molto particolare, adesso non ve la sto a raccontare perché sennò diventa lunga, diventa una specie di viaggio in mezzo alle le leggi e le burocrazie dell'Accademia che non vi risparmio. Però, insomma, nel mio piccolo ero stato chiamato in Accademia per mettere in piedi questo dipartimento, allora si chiamava così, di arte e nuove tecnologie. E quindi 14 anni fa ho avuto l'opportunità di, a Milano, a Brera, di contribuire in maniera molto significativa, penso, perché era uno dei pochi che sapeva di questa materia, a istituire un dipartimento che si occupasse di questo. E questo dipartimento è cresciuto, non lentamente, ma è cresciuto abbastanza rapidamente. I primi anni nella quasi inconsapevolezza di tutto il corpo docente, nel momento in cui è diventato praticamente la terza scuola in termini numerici delle varie scuole dell'Accademia e quindi è diventato importante anche numericamente, si è scatenata immediatamente una guerra di resistenza nei confronti di questa esperienza qua, e su questo io ci ho anche pagato un prezzo peraltro, no? E questa, la spiegazione che mi do di tutto questo che ho anche subito è il fatto che attualmente l'Accademia ha uno status, diciamo, di mediocrità abbastanza palese, non ci sono più le figure dei maestri di una volta, e forse anche va bene che non ci siano più quel tipo di maestri, ma non è riuscita a ritrovare un suo asset per trovare invece delle figure che siano significative all'interno della formazione alle arti, perché le arti si sono evolute, sono diventate altro, eccetera, eccetera. E questo status di medietà, per non dire mediocrità, fa sì che tutte le esperienze che portano al rialzo il valore dell'Accademia vuol dire che creano difficoltà a questo livello di piattezza. E quindi la resistenza è proprio una resistenza tipica degli ambienti accademici, dove ovviamente chi fa più, chi fa meglio, chi fa con più merito anche le cose, viene messo in difficoltà proprio perché rappresenta un esempio paradossalmente negativo. Sì. E quindi questo spiega, ma lo dico con grande, guarda, lo dico in faccia anche al direttore generale dell'AFAM, se per quello, ma sai, quando un direttore generale viene a dire che non si può chiamare arte media, come lo chiamano in un dipartimento così, noi volevamo chiamarlo arte media, no? Cioè era, in tutto il mondo si chiama così, media art, arte media, eccetera, eccetera, perché dice media è una parola americana, per cui non si può usare sempre il linguaggio americano, mi sembra che sia latino, ho detto, poi dopo vedi tu come la interpreti, ma mi sembra che sia latino, certo se lo chiami media diventa americanizzato, come chiamare Nike, la Nike, cioè va bene, certo, però la parola è latina, cioè molto nostra come parola. Ecco, no, abbiamo dovuto chiamarlo nuove tecnologie per l'arte, no, dell'arte, nuove tecnologie dell'arte, non c'è una definizione assurda. Però ecco, questo ti dà, cioè c'è una scarsa sensibilità a tutto questo, perché significa mettere in moto dei processi di rivisitazione e di ripensamento di tutto quello che viene fatto lì dentro. E io, guardate, che non sono per niente contrario alla tradizione anche delle arti, La pittura, la scultura, io il disegno lo amo tantissimo, mi piacciono un sacco di cose fatte ancora con quelle tecniche, in quelle modalità che penso non siano affatto morte, ma possono rivivificarsi alla luce però di queste cose qui, del fatto che c'è comunque una prima linea, c'è un mondo che ti impone di confrontarti con dei linguaggi che sono diversi, che oggi sono questi. La nostra lingua oggi è la multimedialità, non c'è dubbio, insomma, cioè ce l'abbiamo tutti nella testa, volenti o nolenti ce l'abbiamo nella testa, perché tutto quello che ci arriva come pressione mediatica è anche un linguaggio che si insinua nella nostra testa e che inevitabilmente assumiamo. Per cui il problema è proprio andarlo a studiare con gli strumenti dell'arte. Basta pensare che un direttore dell'Accademia non è andato a vedere la Biennale d'arte. Vabbè, questo non entro nel. Non entriamo nel. Siamo in diretta streaming e non vorrei. No,
Cioè, questo diciamo del tutto secondario, questo me l'aspettavo, non è che pensavo che mi dicesse, che bravo, questo, non ho detto niente, va bene così. Ma però ecco, anche qui è molto significativo, anche qui è una grande battaglia da fare, eh? È una grande battaglia da fare. Così non va bene, non va bene, perché non è un'accademia all'altezza dei livelli mondiali. Io quest'anno ho fatto l'anno scorso ho fatto questa esperienza di stare un mese alla Brown University, dove ero stato invitato a fare un corso, e devo dire che capisco che c'è una differenza sostanziale tra quei livelli lì e quelli che pratichiamo noi. Lì c'è gente da tutto il mondo che arriva con una selezione pazzesca, su cui si può discutere, per carità, ma la Brown University seleziona il 3% delle domande che vengono fatte, il 3%, e entrare lì dentro bisogna pagare un sacco di soldi, per cui è una selezione che comporta anche una rinuncia dal punto di vista dell'economia dell'università, no? E però è chiaro che vai lì, c'è davanti degli studenti che sono ipermotivati, arrivano da tutto il mondo, sono tutti super bravi perché hanno già esperienze e esprimono un livello di ricerca altissimo. Io mi sono trovato quest'anno, come dicevo prima, con una classe di una laurea magistrale, cioè corso di specializzazione, quello che dovrebbe essere, dove vai a finire proprio dentro a esplorare sino in fondo le cose, una classe di 36 studenti cinesi che non sapevano una parola di italiano, quasi per la maggior parte, 20 iraniani, bravissimi peraltro, e qualche residuo di italiano. Cioè, come fai a fare una ricerca? Impossibile, non sai neanche a chi parli, perché sono culture così diverse che non arriva quello che è particolarmente motivato. Lì arriva la medietà anche di questo mondo culturale delle varie nazioni. 36 cinesi, è stato per me impossibile fare una... Cioè, ho dovuto scendere, capito? Tornare a dei livelli minimali per potermi connettere con loro. E allora bisogna ripensare anche queste istituzioni, cioè c'è un grandissimo lavoro da fare. Questo, se vi può confortare, c'è un grandissimo lavoro da fare. Certo che non so chi ve lo pagherà e non so quanto costerà dal punto di vista dell'energia, ma sia nel mondo dell'arte che in quello della formazione c'è un lavoro enorme da fare. Come? Sì, non lo piglierei però come una... Credo proprio. Starei attento, eh. Ci sono casi in cui l'oblio è diventato... Proprio ha fatto dimenticare. Proprio anche per questo, per porti nella condizione di non avere più la speranza di credere in te stesso e nelle tue capacità. No, secondo me è quello. Quindi finché si è positivi il talento paga sempre, e secondo me questo va detto agli studenti a prescindere che siano dell'accademia o di qualsiasi altro corso, sì, di laurea. Sì, finché non rimane, finché non va a toccare un ambito di fatalismo, cioè non è vero che necessariamente il talento paga, cioè devi fare in modo che paghi. Cioè, certo, devi lavorare, certo, in quella direzione lì, devi sapere che può pagare, che può pagare, che può ripagare, che può ripagare anche gli altri del tuo talento. Devi darti da fare, questo. Ma però devi essere molto determinato a farlo, perché altrimenti, se pensi che no, io ho talento e prima o poi mi riconosceranno, sì, col cavolo, ti mettono a disparte e tu sparisci, capito? No. Tanti hanno fatto questa fine. Per cui bisogna avere la sensazione e la convinzione che se tu hai delle cose da dire, da fare, c'hai una volontà, una passione, prima o poi pagherà sicuro, ma devi muoverti in quella direzione perché paghi. Bisogna darsi da fare, questo è normale, nessuno ti regala nulla, però non bisogna mai perdere quella positività, quella fiducia in te stesso, che poi è la cosa che ti spinge ad andare avanti. Perché nessuno ti dà nulla, devi muoverti da solo. Poi se qualcosa viene, che ben venga, però comunque credere nelle proprie capacità, secondo me è questo che manca soprattutto alle nuove generazioni, anche perché intorno a sé non hanno sempre questo clima di fiducia, di speranza, di positività, perché come lei stesso diceva prima, le istituzioni chiudono piuttosto che aprire, o anche nei sistemi
di scuola e di formazione ci sono delle regole e delle logiche che comportano tutt'altra cosa, insomma, quello che un po' diceva lì prima. Però secondo me è importante vedere sempre positivo. Sì, sì, sì. A volte... E darsi da fare, perché se si persevera le soddisfazioni vengono, ma anche nelle piccole cose, non sempre... No, ma per carità, io sono poi convinto che siamo in un'epoca particolare in cui davvero improvvisamente il tuo talento può essere riconosciuto con molta più facilità di quanto poteva essere conosciuto 40 anni fa, per dire, perché comunque la rete c'ha, adesso non voglio come dire, sacralizzare la rete, ma la rete è uno strumento straordinario. Anche ragazzi, io lavoro cioè sulla rete. Ecco, la rete ha questa possibilità di improvvisamente darti delle chance per farti, come dire, una cosa piccola, farla diventare immediatamente grande, rapidamente grande. Per cui c'è questa possibilità, una volta non c'era. Tu rimanevi nel tuo paese e è difficile uscirne fuori, insomma. Invece oggi puoi, da quella tua postazione, anche un po' outsider, un po' marginale, eccetera, avere improvvisamente un riscontro, perché sappiamo come funziona viralmente la rete, insomma, no? Come può entrare e insinuarsi. Ciò nonostante, vi dico per esperienza personale, perché anche per me il territorio non è ancora tutto in discesa, non è così, dici, vabbè, hai raggiunto una posizione. No, non è vero, non è vero. Per noi è una continua lotta, anche perché ci siamo trovati un po' per volontà, un po' per necessità, quindi non determinata da noi, in un terreno che è quel terreno del liminale all'esperienza, ad esempio, del sistema dell'arte contemporanea. Noi non siamo dentro quel sistema lì, cioè noi non abbiamo un gallerista di riferimento, un curatore, un critico di riferimento. Noi abbiamo viaggiato in un limite da essere outsider, insomma, in questo territorio, spesso con atteggiamenti anche pesantemente critici, come ho manifestato anche nel libro che vi dicevo, e qualche cosa l'abbiamo pagata, perché noi ci siamo dovuti inventare un'economia nostra, perché noi non vendiamo attraverso quelle dinamiche del mercato dell'arte, delle arti star che vanno all'asta, no, vendendo così. Ecco, noi non abbiamo un critico che ti valorizza in quel mercato lì. Non so se voi conoscete minimamente cosa vuol dire il sistema dell'arte. Il sistema dell'arte è un sistema estremamente cinico, cioè può prendere uno qualsiasi e dire questo qua diventa un artista e valorizza il suo lavoro sino a farlo diventare improvvisamente una roba degna di essere finanziato con milioni di dollari perché si sono tutti messi d'accordo che quello lì è un valore, ha questo valore. Io l'ho visto facendo questo giro che ho fatto durante la Biennale di Santa Fe, che vi dicevo ci hanno portato in giro per collezionisti di quel luogo, che comunque è il secondo mercato americano. Insomma, questi collezionisti li vedi in queste ville meravigliose, pieni di soldi, no? Cioè, tutte cose messe lì in mezzo a questo altipiano desertico, eccetera. E loro le collezioni le fanno perché le affidano a un curatore, il quale curatore è delegato di far che cosa? Di andare a prendere dei lavori nelle varie fiere, non a caso il successo che hanno le fiere è rilevante e significativo, servono perché così questo collezionista riesce, uno, a detassare i propri introiti, no? Cioè che tu compri delle opere d'arte non è come se scaricassi le tasse. In più acquisisci un'opera che sai che può nel mercato generale valere e acquisire valore, quindi è un capitale che ti metti in casa. Terzo, c'hai la tua collezione diventa subito oggetto di una attenzione particolare, è molto facile entrarne poi nei board dei musei, quindi acquisire quella dignità sociale per cui tu che hai quella collezione, entri nel board del museo, nel board del museo sei una persona estremamente qualificata nella società americana, no? Sei una persona di qualità, vieni classificata come tale, per cui c'ha una tripla capacità di investimento con costo relativamente basso, insomma, perché comunque viene pagato scaricandolo dalle tasse.
E c'erano queste collezioni squinternate di opere che io butterei via per la metà, semplicemente perché poi i curatori che vanno in giro per le fiere si passano la voce l'un l'altro, guarda c'è quello là, fenomeno, va, prendi, lì, guarda quanto vale, lui immediatamente va sul più vale, più costa, più vuol dire che vale, è tutto una, io ve lo dico, una bolla finanziaria proprio che mi fa pensare, che mi ha fatto pensare, e l'ho scritto anche questo, che tutto ciò e anche tutto questo liberismo di cui gode l'arte contemporanea, per cui ti puoi esprimere in qualsiasi modo, con qualsiasi oggetto, con qualsiasi tecnica, sia in realtà un sistema molto decorativo delle ideologie dominanti, se posso dirla con una parola un po' arcaica. Cioè è tutto ciò che serve a far sì che sia un apparato finanziario decorativo per cui uno si mette in casa quel lavoro lì e diciamo, si dà questa aurea di signore della cultura, però dal punto di vista di che cosa incida quest'arte nei comportamenti e nelle dinamiche della società in questa fase storica in cui ci sarebbe veramente bisogno invece del talento degli artisti per capire come andare a finire, dove stiamo andando a finire. Ecco, questo non è un problema che non si risolve. E allora ci sono le vestali o i vestali dell'arte contemporanea che dicono ma non è importante, tu non lo capisci questo lavoro, ma non devi farti un problema perché l'arte è un'arte di elite, questo è lo slogan che usano, è un'arte elitaria, è un'arte che viene capita da chi fa un esercizio di adesione a quella liturgia. È un crederci o non crederci. E questo lo diceva molto bene Benjamin, quando diceva l'arte è diventata da ideologica, cioè prima era un'arte rituale, poi lo riprendiamo questo concetto, poi è diventata un'arte ideologica, poi è diventata l'arte pura, la purezza estrema, un'arte teologica, è una teologia dell'arte, cioè ci credi o non ci credi, è un dogma. Se tu afferisci e aderisci a quell'assetto elitario, allora diventerai un curatore che si veste tutto di nero, con le scarpette a punta, così, cioè, proprio anche, sarebbe interessante fare una ricerca sul look dei curatori, perché se andate alla Biennale, durante i 3 giorni di presentazione e dell'inaugurazione, ne vedete veramente un catalogo vastissimo di quello che dice, vedi lontano un miglio, quello lì è un curatore, sì è un curatore, sicuramente è un curatore, e non sbagli mai. E c'è quindi una liturgia completa che parte dai paramenti alle modalità all'adesione cieca e totale a un dogma e questo che però muove dei capitali enormi, enormi. Allora per me un'arte così è un'arte appunto che ha un carattere puramente decorativo del sistema dominante, non è più un'arte che incide sulle pratiche sociali come dovrebbe essere. Questo che io un po', cioè in altre epoche, voglio dire, c'era un'etica di riferimento, c'erano degli stilemi, delle modalità attraverso cui uno sviluppava anche il confronto, no? Delle regole. Diceva bene Calvino quando parlava di tragedie greche, parlando proprio delle regole, diceva ma insomma, se vogliamo parlare di regole necessarie o meno, perché poi una delle cose che senti maggiormente quando fai le riunioni con i giovani artisti è questa continua, esasperata, come dire, rivendicazione di libertà, no? Cioè l'arte deve essere libera, l'arte deve essere, ci vuole la libertà, gli artisti devono essere liberi di esprimersi. No? E Calvino, presumo potesse rispondere, Italo Calvino, a questo atteggiamento dicendo, le regole ci sono sempre state nel mondo dell'arte. Pensate alle tragedie greche che rispondevano a delle regole sociali e culturali molto, molto, molto vincolanti, eppure sono 3.000 anni che le rappresentiamo e ancora le interpretiamo come dei grandi capolavori. Cioè, cosa vuol dire le regole? Le regole vuol dire avere comunque dei punti di riferimento con cui tu ti confronti e con cui fai conti, ma allo stesso tempo con cui sei anche capace di spostarle, travalicarle, perché ogni artista propone non solo la sua opera, ma anche i paradigmi attraverso cui la si interpreta. E quindi c'è uno spostamento, uno slittamento continuo delle regole in questo, nel rispetto.
Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma le regole sono comunque un dettato di un'etica. Io penso che oggi, prima dicevo, il discorso della sparizione, no? Del riportare all'invisibile, per me è un valore etico. Cioè in un mondo così pieno, per me il fatto che io mi ponga il problema che la mia opera non diventi una roba in più appiccicata al mondo che sta lì e ingombra, poi che uno non ne può più, come quei monumenti che tu vedi in certe piazze, che dopo 2 mesi che sono lì, dici, ma porca miseria, c'era meglio un albero, no? Almeno viveva, non so, ecco, perché diventa vecchio immediatamente, diventa logoro, a volte, adesso generalizzo, perché non è sempre così, però, ecco, il fatto di sottrarre, per me è una regola a cui mi piacerebbe afferire, una regola, un'etica per me, una regola che mi sono conquistato, non è che me la imposta qualcuno, evidentemente, no? Però crearsi un sistema di regole che ti squadrano il tuo discorso e che te lo personalizzano, te lo anche fanno diventare, come dire, la tua espressione, la tua particolarità, per me è estremamente importante, anche dal punto di vista sociale e direi politico, perché anche qui rivalutiamolo, insomma, questo atteggiamento politico, insomma, anche l'artista si deve occupare della polis, no? Dello stare insieme, e quindi deve sapere qual è il suo punto, non qual è il suo ruolo, se volete, non la sua funzione, ma il suo punto di esserci dentro una comunità ci deve essere. Prima parlava di arte contemporanea come elite, no? Conoscere, capire e apprezzare l'arte contemporanea è una cosa per pochi. Esiste un'educazione all'arte contemporanea? Io me lo chiedo in quanto docente di storia dell'arte che tenta. È difficilissimo. Io riesco di più con i bambini piccoli che non con i ragazzi più grandi. E voglio sentire da lei che cosa ne pensa e se è possibile un'educazione all'arte contemporanea in questo paese che è anche un retaggio classico bello, importante, abbastanza pesante alle volte da togliersi. Ma io intanto sarei più legato alla dimensione dell'educazione all'arte più che all'arte contemporanea. Cioè io detesto un po' questo termine, forse l'avete capito, perché per me l'arte non può essere contemporanea. Non può esserlo, cioè l'arte non è contemporanea, cioè è contemporanea che cosa? È sempre contemporanea a chi è? A se stessa. L'arte è un incredibile ammasso di sensazioni che riportano dalla memoria al futuro, dal passato al futuro, ma mai nella contingenza del presente, mai nella contingenza, cioè non sono, ecco, io non credo che l'arte sia espressione del proprio tempo, ma lo diventa a posteriori espressione del proprio tempo, in quanto progetto di futuro, in quanto capacità di essere sensibile a disincagliare quelle sensibilità che dicevamo prima. Quindi educazione all'arte significa qualcosa di più che l'educazione all'arte contemporanea. A me non interessa che un ragazzo sappia chi è Cattelan, cioè l'importante è che poi lo sappia anche, però che sappia anche i limiti però di Cattelan, che sappia la storia di Cattelan. No, che su cui potremmo dirne tante, insomma, no? Perché lui è proprio un esempio, un prototipo di quello che vuol dire arte contemporanea, cioè fare una trovata qui, in questo istante, che abbia una risonanza immediata. Più contemporanea di così è l'essenza del contemporaneo. Cioè lui fa praticamente per carità, povero Maurizio, non vorrei portarlo. Però, insomma, cioè, un po' la tendenza è quella, ma è stata una tendenza molto diffusa con tutte le opere shock, le opere trasgressive, le opere che gridavano più alto possibile. Insomma, se rileggete il fenomeno dell'arte contemporanea di questi ultimi anni, è una continua ricerca della trovata eclatante, a volte veramente molto, anche toccando delle tematiche pesantissime, insomma, dalla pornografia alla, l'avete capito, guardate, andatevi a vedere chi ha vinto il Turner Prize
Non è un caso, diciamo, che Sensation, che è stata una mostra fondante dell'arte contemporanea, è stata prodotta da Sacci in Sacci, cioè dai pubblicitari, perché hanno imposto le loro regole. Fai delle cose eclatanti, sconvolgenti, che immediatamente risuonano nell'apparato mediatico e tu subito avrai un valore di mercato. Questo era. E per essere un valore di mercato, alla maniera pubblicitaria, devi agire più rapidamente possibile. Quindi devono essere cose che si capiscono subito, perlomeno si capiscono subito proprio per il lato sconvolgente, perché appunto Papa Wojtyla con il meteorite, cioè uno lo capisce subito, anche se magari è difficile spiegargli perché è arte, e sfido che qualcuno me lo racconti davvero. Però è facile raccontarlo come fosse una vignetta di Altan, anzi forse Altan da questo punto di vista è molto più interessante, no? Ecco, perché non Altan allora, che fa delle vignette meravigliose? Cioè lui almeno dichiara la sua essenza di vignettista, di uno che lavora tac-tac-tac in dialogo con la contemporaneità, riuscendo sempre a spostare un pochino, perché c'è anche questa intelligenza. Ma non vedo insomma la differenza, se non in peggio, diciamo, di un papa colpito dal meteorite. Non lo dico perché ho fatto la cosa della Santa Sede, sia ben chiaro. No, proprio per... Ecco, questa dimensione in cui prevale la trovata piuttosto che il percorso, questa è una cosa che io non condivido. Cioè, esatto. Una ricerca che ha i suoi alti, bassi, le sue sofferenze, le sue felicità, eccetera. No, lì è proprio la trovata un po' pubblicitaria. Deve agire rapidamente nell'immaginario collettivo in modo tale che essa assuma un valore di mercato. È esattamente la logica mediatica. Quindi in questo senso dico che è anche decorativa e rappresentativa di un sistema deviato, insomma, a mio avviso. Come? Cane sel. Questo spot è carismatico. Carismatico. Sì, difatti. Ma quindi a sti ragazzini che li raccontiamo poi? Cioè, alla fine dei conti, che cosa diciamo a questi ragazzi che fanno tante domande, loro vogliono sapere, chiedono. Io ce la metto tutta, però ecco, voglio portare una testimonianza la prossima volta. Io penso che bisogna insegnargli, più che pensare di insegnargli l'arte tout court, bisogna fargli apprezzare i viaggi che l'arte può far fare e raccontarglielo attraverso le storie. Non la storia dell'arte, ma le storie dell'arte. Io credo che questo possa essere molto apprezzato da un ragazzino che può capire quali sono i meccanismi che sottendono al percorso di una qualcosa che può essere considerato artistico. Se tu fai capire come si sviluppa una forma poetica, tipo un haiku giapponese, ad esempio, ecco, se capisci le regole dentro cui questo haiku si forma, che è una forma letteraria straordinaria, di tre righe, forse cominciano ad apprezzare che il viaggio della creazione e della pratica dell'arte è una cosa molto vicino a loro, soprattutto a un bambino giovane, un ragazzino che, come sappiamo, molti considerano sino all'età di 6 anni un potenziale genio, e c'ha tutte le possibilità per essere un potenziale genio. E per cui farlo entrare nelle storie, proprio nelle vicende, io penso che questo sia la cosa meravigliosa, far capire che cosa ha voluto dire un'opera come La Pietà Rondanini per Michelangelo, piuttosto che un'opera anche, se vogliamo, più recente, insomma, che lascio a te il compito di... Adesso non voglio fare... nomi in genere, per cui forse però, è più interessante sapere gli aneddoti legati all'opera d'arte o all'artista che non la lettura critica. Sì, perché non diventi però che dopo
il Caravaggio era un assassino, un disgraziato, allora dopo uno si ribe, perché non è la mitologia dell'uomo, ma anche del suo lavoro, non è, e quindi il viaggio che ha fatto Michelangelo Merisi, cioè il Caravaggio, è un viaggio straordinario, rivoluzionario, che parte da come ha cambiato un modo di pensare la raffigurazione, e come questa poi si è insinuata in contraddizione con quelli che stessi che gliela commettevano. Per cui questo è un viaggio interessante, non tanto che lui sia stato un ladro disgraziato, perché sennò poi entri in una mitologia dell'artista folle che... Questa è la città storica, contestualizzare... Esatto. Esattamente. Magari leggere, mi è capitato spesso di leggere proprio espressioni critiche dopo qualche rivedo, che si capisce niente. Non perché non sia in grado di capire. Beh, sei scema tu, Anto, dai. Entra troppo nella... Dagli il microfono. Dalle il microfono, per favore. No, no, finito. Nel senso, cioè, secondo me... E non ha finito, però, vedi. No. Ho avuto modo di lavorare di spiegare magari l'arte contemporanea alla gente, sia ai ragazzini, magari anche ai profani, no? E quando ti avvicini a gente che è completamente lontana dal mondo dell'arte, che non l'ha mai masticata, magari la prende anche in giro, lì ti viene il dubbio su come poter spiegare. Cosa può interessare veramente nel vedere un'opera d'arte a tutti? Perché magari io preferirei staccarmi dall'elite. Il discorso che lei ha fatto su tutto il business, quello è un altro livello, no? Però poi c'è mia madre, magari mia nonna, no? Che sono venuti a farsi un giro qui al museo. Come spiegare a loro queste dinamiche senza creare la smorfia, sai? Ma potevo stare a fare altro, no? Cioè, sarebbe bello. No. No, piuttosto il disprezzo, ma che non potevo farlo io, ma che sta cosa. Cioè, sarebbe bello avvicinare tutti, anche per esempio quello che fa lei, no? Quello è già ludica come cosa. Quando i bambini magari hanno visto la pozzanghera, no? Bisogna battere le mani, che bello, no? I genitori. E già, anche Pascali faceva la stessa cosa, no? Cioè, era un approccio ludico, aveva un fine, piuttosto che un'opera, che ne so, così che tu la vedi e magari non ti esprime nulla. Quindi... No, certamente, insomma, sapere contestualizzare anche un bambino e sapergli raccontare una storia che in qualche modo lo fa entrare dentro questa processualità con cui è avvenuta quell'opera, ad esempio stiamo parlando di Pascali, c'è tanto da dire su Pascali, credo che sia il modo migliore, insomma, fargli capire che insomma, c'è un viaggio per fare un'opera, un viaggio spesso pieno di imprevedibilità. E adesso forse c'è una necessità di ritrovare le fila di un'arte che sia molto condivisa, molto partecipata dalle persone, cioè di entrare ancora in un dialogo con le persone dopo tanti anni che questo dialogo si è interrotto. Cioè questa dimensione elitaria, poi che cosa ha combinato? Che abbiamo regalato le persone all'assetto mediatico, perché era quella cultura lì, quella principale, e il mondo dell'arte si è ristretto in questa elite in qualche modo che... al posto che andare a determinare quel mondo mediatico lo ha subito interamente assumendolo. Ecco, questo che non funziona. Allora, quello che bisogna far capire è che cosa può essere oggi. Tu citavi la Pozzanghera. La Pozzanghera è un'installazione, per chi non lo sapesse, che abbiamo fatto anni fa, dedicata ai bambini, proprio perché i bambini erano per noi comunque un pubblico privilegiato, un pubblico che entrava nelle nostre installazioni e riusciva a trovare sempre il modo particolare e originale di viverle oltre quello che noi potevamo prevedere, e quindi dice, beh, questo qui è un pubblico che va premiato, poi va premiato, ma non solo premiato, ma va anche considerato dal punto di vista che è uno dei pubblici più aggrediti dagli strumenti tecnologici che già ne conformano in qualche modo la mentalità, perché Game Boy, PlayStation, cioè pensate quanto dell'apparato tecnocratico viene veicolato attraverso i giochi che i bambini... Quante volte avrete visto due o tre ragazzini che stanno insieme
e ognuno ha il suo Game Boy o il suo cellulare, stanno facendo le cose, stanno insieme ma sono ognuno per conto proprio. Cioè è un mondo particolarmente aggredito dai, e loro su quello hanno degli anticorpi, diciamo, a volte che reagiscono, a volte no, insomma, ovviamente. Allora la Bozzanghera voleva essere che cosa? Un luogo topico, perché la Bozzanghera è un gioco trasversale a tutte le epoche, insomma, penso che tutti siano impasticciati dentro una Bozzanghera. Ma è un luogo tecnologico in questo caso, perché è una Bozzanghera interattiva anche con delle fasi abbastanza complesse di programmazione, che però prevede che siano tanti insieme a fare lo stesso gioco, a vivere quell'esperienza della Bozzanghera. E questo, vedere come la tecnologia può essere vissuta anche stando insieme e non stando nell'isolamento di una persona, perché questo è uno dei grandi pericoli che abbiamo cercato sempre di identificare nell'esperienza del nostro mondo tecnologico, che la tecnologia spinge affinché tutti siamo connessi, ma con un dispositivo, non con le persone. Cioè spinge all'individualismo. Cioè siamo magari in rete con milioni di persone, però siamo davanti a un computer tutta la notte, cioè questa è la realtà, no? Alla fine hai dialogato con un computer tutta la notte, apparentemente hai dialogato anche con altre persone, ma però di fatto non c'è nessuna prossimità con queste. Ecco che non si può perdere questa risorsa, quello che dicevo, i luoghi dell'insieme, no? È questo. Ecco, quindi il fatto di vivere bene questa duplicità è essenziale, secondo me, è essenziale. E ci ha portato a fare questo omaggio proprio anche ai bambini, proprio perché, come dire, sono quelli che sono più scoperti rispetto alla possibilità di reagire di fronte all'aggressività con cui vengono subissati da questi media, no? E forse l'arte contemporanea va spiegata un po' anche così, insomma, non so, praticandole, facendole capire quali sono i meccanismi per cui la creazione, la creatività diventa anche un percorso culturale, non è solo fine a se stessa. Non lo so, adesso non so se è un consiglio così di alto rilievo, però non so far di meglio. Grazie. Sentite, volete che spezziamo un po' le parole, magari faccio vedere qualcosina d'altro. Allora, parlavamo, io volevo iniziare da un qualcosa che, tanto le primissime installazioni più o meno, forse qualcuno di voi le conoscerà, non so, il nuotatore, quelle cose lì, inutile che vi faccia vedere. Poi le potete facilmente vedere in rete, però vi farei vedere, ma c'è stato un aumento della temperatura improvviso o una mia? Sole. Allora, aspetta un attimo, grazie mille. Vi faccio vedere rapidamente un paio di punti fondamentali del nostro percorso. Qui oggi mi attengo solamente alla parte video installazioni. Magari domani, se abbiamo voglia, possiamo fare qualche puntata sul teatro, che è stata un'altra nostra campo di pratica importante, e qualcosa anche legato al cinema e ai musei di narrazione, come vi dicevo. Ma oggi concluderei un po' con queste. Vi faccio vedere due o tre cose proprio rapide, neanche finite tutte per insieme. Questo qui è stato uno dei primi lavori, siamo nell'84, quindi siamo quasi 30 anni fa, eh. Grazie. Non so se sicuramente molti l'hanno, lo citavo prima perché è stata una delle opere che più è stata rappresentata. Ci vuole un po' di audio però. Nell'84 c'era questo mondo presente
apparecchio come televisore. Quando ci viene offerta questa possibilità da Palazzo Fortuny a Venezia di fare questa opera abbastanza complessa per il periodo, non abbiamo esitato a buttarcisi dentro, ben sapendo che non era certo il risultato che potevamo ottenere. E beh, questo è un lavoro che in qualche modo ci rappresenta bene, diciamo, con una linea che poi abbiamo seguito sino ad oggi, cioè vale dire il monitor, che è l'emblema della televisione, in qualche modo allora elemento portante di tutta la civiltà mediatica, che diventa uno spazio e che dialoga con lo spazio. Questa operazione, vi voglio segnalare due o tre punti, lo faccio molto schematicamente perché non voglio tediarvi più che tanto, se volete mi fermate anche. Però che cos'è che era interessante per noi in questa operazione? Due aspetti, tre aspetti. Uno, questi monitor che non erano più il contenitore del mondo, chiuso in una scatola, ma se li mettevi vicino uno all'altro diventano uno scenario, insomma, quindi come si componesse nel mondo e come quello che in parte è avvenuto su questo rivestimento mediatico del mondo che si stava affacciando. Due, il fatto che il monitor riesce a creare una triangolazione molto interessante con l'ambiente che lo contiene, in questo caso l'ambiente piscina di questo, che abbiamo ricostruito in questo museo. Ecco, con l'ambiente piscina e con le persone che lo abitano questo luogo. Cioè, questo qui è un passaggio che per noi era stato fondamentale in quegli anni lì. Cioè la comparazione che facevamo tra l'esperienza del cinema, che è stato il grande promotore della narrativa, diciamo così, del Novecento, e l'esperienza del video. Se voi fate una comparazione fra questi due elementi, vi accorgete di una cosa fondamentale. Il cinema prevedeva che tu ti recassi in un posto, che questo posto perdesse la sua connotazione di luogo, nel buio, qui la sala diventava buia, che tu ti mettessi su una sedia o su una poltrona fermo a guardare quello che era poi l'immaginario che ti era proposto, in un rapporto proprio totale di dedizione a questa frontalità dello schermo, no? Come una lezione frontale. Lo schermo era lì, tutto il resto spariva, compreso il tuo movimento, compreso la percezione dello spazio, e ti proiettavi immaginario con immaginario. La televisione produce un altro tipo di schema percettivo, molto innovativo. Lo schermo entra in casa, non vai più tu allo schermo, ma è lo schermo che viene da te. Entra in casa ed entra in uno spazio vivibile, dove tu vivi, dove tu continui a fare le tue cose, anche quando non guardi lo schermo, e lo schermo rimane acceso. Quindi è uno schermo che si introduce, si intrufola dentro la tua dimensione domestica e diventa un continuum, non diventa più uno spettacolo di un'ora, un'ora e mezzo, diventa un continuum, una presenza continua che interferisce con i tuoi movimenti, col tuo fare, col tuo ascoltare, il tuo vedere, non vedere, ignorare, percepire. Sta di fatto che comunque il gesto più consueto di quell'epoca, ma forse ancora adesso, era che quando uno entrava in casa, se non accendeva la televisione, gli sembrava che la casa fosse morta. Non so se avete parlato con i vostri genitori anche, ma era proprio così. Quindi il televisore diventa qualcosa d'altro, questo era nella nostra testa, diventa una sorta di presenza, non è più solamente uno schermo che racconta qualcosa, è una presenza che crea
un'abitudine a convivere con essa. Ecco, allora dicevamo, bene, se noi teniamo conto di questo fatto che l'ambiente, al posto che essere oscurato, invece vive e in qualche modo vive come, come ambiente, come scenario narrativo, in questo caso una piscina, beh, noi creiamo il modo per cui la gente può entrare dentro questa piscina ed essere non spettatrice, ma protagonista di questo momento. Allora non c'erano ancora l'interattività e tutto quanto, i computer, non c'era nemmeno l'idea di poterli usare. Però il fatto che a noi interessava tantissimo era che le persone, era come se facessero un passo in avanti dentro il quadro, dentro la scultura. Cioè non erano più di fronte a un'opera, ma erano dentro un'opera. E stavano vivendo lì per lì quello che stava succedendo. Questo personaggio che nuota all'infinito, questi vari frammenti che entrano dentro e che accendono un po' un immaginario anche narrativo, un'ancora che cade, una persona che emerge, così uno si domanda ma come mai cade quell'ancora, come mai emerge? Cioè entri dentro, è una situazione che sta accadendo lì per lì e tu dialoghi con lo spazio, dialoghi con questi, con questo scenario che ti viene. E questa è stata una chiave molto importante allora, no? C'erano altri che lavoravano sul video tout court, cioè quel video che in quegli anni era il video che derivava poi dall'esperienza musicale, lo short, il video che sulle battute musicali con la contrazione narrativa del video corto, insomma, no? Del clip, del videoclip, diciamo, il sentimento diffuso di quel momento era quello soprattutto, no? A noi interessava invece questo aspetto qua, creare degli scenari, degli habitat dentro cui tu ti immergi in un'atmosfera narrativa. La narrazione non c'è di fatto, ma te la devi un po' costruire tu, una specie di scatola di montaggio della narrazione. Ecco, questo è un po' quello che era la cultura di quegli anni, quella cultura che mescolava anche le pratiche performative con quelle dell'architettura, con quelle del design, in piena cultura anche un po' postmoderna, anche se noi ci siamo un po' allontanati perché praticando l'ambito, la narrazione come un elemento, ci staccavamo un po' da quella cultura postmoderna. Poi a un certo punto cambia qualcosa e vi faccio vedere un lavoro di qualche anno dopo che per me è stato fondamentale. Trascuro tutto questo malloppo di opere e altre ancora che stanno nelle altre pagine, ma vi voglio far vedere un'opera che per noi è stata veramente costitutiva. Siamo nel 92, sì, 92, si chiama Il giardino delle cose. Provate a osservarlo un attimo perché su questa ricorrono alcuni elementi che abbiamo anche detto stamattina. Ci dai un po' di audio? Non c'è più? Alzare un pochino ancora, grazie.
Installazione del 92, molto semplice per certi versi, però per noi era densa di significati. Non è successo niente? Ma no, rimetto a posto io, ma non... l'importante è che non si sia scassato. Allora, il gesto è molto elementare, c'hai davanti una camera termica che quindi lavora solo sulle frequenze degli infrarossi, quindi le frequenze del calore. Le tue mani hanno una temperatura, io taro le mani sulla mia temperatura e poi prendo, afferro un oggetto che essendo freddo non si vede e piano piano lo rimodello, lo accarezzo, lo riplasmo in qualche modo e trasferisco il calore dalle mie mani a quell'oggetto lì e quell'oggetto lì si rende visibile. Poi lo lascio e quell'oggetto si ritorna nella sua invisibilità. Cioè, ecco, se leggete questa piccola equazione, la ritrovate un po' nei discorsi di stamattina, no? Riporre nell'invisibile. Ma... esatto, però tu devi riprendere in mano un'immagine e plasmarla, sentirla tua, cioè afferrarla, non quel flusso di immagini che ti arriva così, che si scarica addosso senza che tu ne abbia consapevolezza. Riprendi in mano la tua immagine, riplasmala con gli stessi gesti di una tradizione antica, perché questo è come plasmare l'argilla, insomma, in qualche modo, no? Ecco, questo è una cosa che mi era piaciuta molto e soprattutto cominciava a introdurre un altro fatto che subito dopo diventa per noi centrale. Dovevi toccare queste immagini, c'era bisogno di toccarle, cioè bisognava che ci fosse un'esperienza diretta dove l'elemento percettivo non fosse più solamente audiovisivo, cioè vedere, sentire, ma fosse anche toccare, sentire attraverso il tatto. E qui introduce tutta la parte legata all'interattività che dopo questo lavoro noi introduciamo con una modalità che adesso vi vado a dire, faccio questo rapido bignami del nostro lavoro, questo qua ve lo lancio mentre ne parlo, così ops. Siamo nel 95, quasi due anni in cui abbiamo avuto una sorta di sospensione anche, e arrivano perché corrisponde anche a un momento di evoluzione tecnologica. Vale a dire, finalmente ci liberiamo di questi televisori, non ne potevamo francamente più. Li avevamo messi in tutte le salse. Arrivano questi videoproiettori, maneggevoli, piccoli, che ci permettono di proiettare immagini ovunque, sempre su dei tavoli, su dei... e le immagini devono essere toccate, per esempio. Thank you.
Ecco, questo è il primo lavoro interattivo 94, che è 94-95, che abbiamo fatto ed è, credo, la logica conseguenza di tutto quel mondo e allo stesso tempo anche il rifiuto di quel mondo. Cioè, se voi pensate, ad esempio, in quanti modi abbiamo proposto, e qui non ci sono neanche tutti, i televisori, perché essendo quello l'elemento, la particella minima, diciamo così, no? Ti imponeva a una costruzione comunque formale, come giocare coi cubi. Ovunque tu mettessi mano, però avevi a che fare con metti così, così, insomma, però c'avevi sempre questa dimensione formale molto debordante e per me è diventata veramente ingombrante. Cioè, la composizione dei cubi mi aveva stancato. Arrivano questi proiettori tu li puoi prendere, li puoi proiettare su uno schermo, ma li puoi proiettare su una materia, su un muro, per terra, in un angolo, in uno spazio infinito. È un'altra cosa, è come se l'immagine finalmente, che col nuotatore, vi ricordate, passa da un punto all'altro, finalmente l'immagine esce fuori da questa scatola e si libera nello spazio. Per noi era un sogno questa possibilità. E quindi questa potenzialità tecnica si trasforma in una accelerazione del nostro concetto di ambiente. Prima erano videoambienti, sino a quel momento, da questo momento in poi si chiamano ambienti sensibili. Cioè il concetto di ambiente, l'immagine che si libera nell'ambiente e che diventa reattiva al tuo toccarla, al tuo inseguirla, al tuo chiamarla, diventa fondante. E qui, se prima l'elemento essenziale, principale era il video, adesso è il computer, non c'è dubbio. Assieme ai videoproiettori arrivano anche i computer, i PC che possono essere in quegli anni lì finalmente utilizzati anche per come dire, organizzare l'opera, per far sì che quest'opera diventi reattiva, intelligente, tra virgolette, diciamo, alla interazione del pubblico. Quindi si introduce proprio il concetto di interattività. E questo non è che eravamo i primi artisti a fare delle cose interattive, sia ben chiaro, ma sino a quel momento, diciamo, non c'era stato un'attenzione al discorso di che cosa volesse dire interattività. Noi abbiamo cercato di affrontarla con una serie di vincoli, di regole, come dicevo prima, molto importanti. Ve ne enuncio solamente le tre più importanti. Uno, che fossero degli ambienti in cui le persone condividessero, l'ho detto prima a proposito della pozzanghera, insieme un'esperienza. Quindi non fossero postazioni dove uno si mette lì e interagisce con la postazione che ha davanti, ma che fosse un ambiente in cui ci si muove, per cui si vedono anche gli altri, si guarda che cosa fa l'uno, che cosa fa l'altro, si mette in relazione quello che fai te, eccetera. Due, che ci fosse una sparizione di tutti gli elementi che la tecnica simbolicamente mette in evidenza come celebrazione di se stessa. Prima parlavamo del monitor. Il monitor è una scatola tecnologica che comunque mette in evidenza sempre se stessa. Pensate quante volte è stato chiamato il caminetto di casa, no? Il televisore, no? Cioè proprio l'oggetto che esibisce quante volte i televisori sono stati messi con il pizzo sopra o il pizzo sotto, ovvero dire quasi l'altarino della modernità, no? Ecco, niente, sparire tutto questo. Qui dentro, in questa installazione, non vedevate nemmeno un cavo. Niente, cioè c'erano solamente quello che non interessava, le conseguenze che tutta questa tecnologia produce, non la celebrazione della tecnologia stessa. Terzo elemento, che è un elemento estetico fondamentale, proprio dietro la sparizione di quel formalismo che i cubici imponevano, era la relazione con le persone. Noi chiedevamo alle persone di agire queste immagini non attraverso un device di quelli tradizionali, cioè con un rapporto un po' simbolico con la tua possibilità di interazione, no?
ma di usare le mani, usare il corpo, usare la voce, cioè di usare quelle proprietà che ti sono tue e che ti danno la possibilità di esprimerti. Il modo di toccare, non fate caso a queste che sono semplicemente dimostrativi, no? Ma il modo di toccare delle persone, il modo di avvicinarsi, di avere il timore, l'esitazione o la sicurezza, ecco, fa parte del lavoro dell'opera. Cioè l'opera si prolunga in quel gesto, diventa qualcosa che va oltre se stessa e entra anche in relazione a questo gesto. Questo gesto la completa in qualche modo, no? Questo per me è stato fondamentale, perché voleva dire non pensare più a un'opera come un'opera finita, un'opera chiusa, ma un'opera che si apre con possibilità estreme anche di diventare un'opera in cui il pubblico sedimenta su delle cose. E quindi i gesti delle persone, i movimenti delle persone, gli sguardi, le relazioni che si generano lì dentro sono il tessuto connettivo di quel lavoro, l'essenza del significato di questo lavoro. Cresce, diciamo così, la sensazione che quell'estetica legata alla forma non basta più. Forse bisogna recuperare una bellezza che va oltre la forma, che non è l'equilibrio, non è l'armonia, non è la cosa, ma è la bellezza del gesto. La forma del bel gesto diventa un elemento estetico. E credo che sia questo molto significativo, perché parlando di arte relazionale è chiaro che il bel gesto diventa, come dire, anche il significato simbolico. Forse qualcuno deve entrare. Il bel gesto che si auspica proprio per il significato che può avere. E prima che io perda definitivamente la voce, altro elemento. Sì. Queste prime ricerche interattive erano autofinanziate o l'importanza che sono sempre? Sì. No, diciamo che noi dobbiamo operare in questa maniera, noi non possiamo vendere l'opera dopo, dobbiamo cercare di venderla prima, cioè quindi dobbiamo cercare di avere una committenza. Quindi per noi il problema, la figura della committenza è una figura importante. Sì, assolutamente. Quindi a volte la committenza può essere un pochino, come dire, ingombrante, altre volte però ti dà la sicurezza di poter fare le cose. In questo caso, ad esempio, abbiamo avuto un finanziamento da parte di una manifestazione che era stata fatta in triennale e legata proprio alle nuove esperienze delle tecnologie e dell'arte, e ci avevano dato un piccolo budget con cui e qualche sponsor per poter farla. Certamente vai sempre, voglio dire, non ti arricchisci, ecco, cioè questo è chiaro, molto spesso anzi viceversa. Sì. Sì, non costa solamente il mezzo, costa molto anche la ricerca sul mezzo, capito? Perché tu devi impiegare delle persone che sviluppano codici oppure provano a implementare delle tecnologie, insomma, è una ricerca che non ti viene pagata da nessuna cosa. Se fossimo stati negli Stati Uniti, probabilmente come fanno gli artisti americani negli Stati Uniti, avrebbero afferito a delle università, le università pagano le ricerche, loro le sviluppano e le portano poi fuori e se ne arricchiscono in qualche modo. Noi invece ci impoveriamo, perché le ricerche le facciamo noi e non ci paga nessuno, se non le vai a trovare come risorse nei budget appunto del committente, ma devi convincere un committente a dire che un'opera costa 100.000 euro, perché non è facile, no? E in questo caso, diciamo, quello che ci hanno dato ci è bastato per coprire le spese della cosa, però insomma era molta la motivazione, e questo ha creato, poi se vogliamo parlarne anche questo è un problema, un'attività dello studio che per alcuni momenti è stata un po' su due binari, insomma, uno un binario un pochino più di servizio e uno un binario un po' più di ricerca. Cioè in quel periodo facevamo cose, non so, c'era la Philips che ci aveva commissionato
ad esempio una ricerca sulla visione del futuro, abbiamo fatto una serie di 12 video, mi pare, 12 o 20 video, che ci avevano dato un po' di soldi, e per cui la nostra economia di studio, che in quel periodo contava almeno una ventina di persone, riuscivamo a mantenerla così, ma poi dopo è diventato sempre più complesso. No, non erano marchette vere e proprie, perché erano marchette di grande qualità, insomma, perché comunque sceneggiare 20 storie legate alla visione del futuro è stato un bel esercizio importante anche per noi, insomma, non è che... Però certamente era una commissione al servizio della Philips, e questo non andava proprio benissimo. Però ci permetteva di fare anche queste cose, cioè la nostra economia è stata sempre questa, quella di cercare anche delle risorse su un mercato e di poterle... Siamo stati fortunati, devo dire, sinora, perché non abbiamo mai battuto porta a porta per cercare del lavoro. Per fortuna il lavoro ci arrivava. Certo, poi dovevi vagliarlo tu, se se ne era troppo, come dire, deprimente rispetto a quello che facevi. Però, per fortuna, diciamo, non abbiamo mai fatto operazioni di andare in agenzia a chiedere lavoro, roba del genere, no. Abbiamo sempre avuto la fortuna di, insomma, che è dovuta, fortuna per modo di dire, insomma, è dovuta al fatto che ci stavamo già costruendo una certa immagine, cioè eravamo conosciuti come nell'ambito di questo tipo di attività, perché avevamo dato un certo segno, insomma, no? Ecco. Stavo dicendo un'altra cosa, l'altro elemento, poi dopo ne riparliamo della parte economica, perché volevo raccontarvi alcune cose. L'altro elemento importante di questa installazione, che si chiama Tavoli, e non a caso c'è un sottotitolo che dice perché queste mani mi toccano, si pone il tavolo, si domanda questa cosa qua, ma perché c'è dietro anche un imprinting narrativo molto importante per noi. Quella roba lì non erano immagini a caso, erano immagini che appartenevano a una costellazione narrativa di un qualcosa. Non sappiamo neanche noi qualcosa, ma noi abbiamo messo lì questi ingredienti e lì il pubblico, girando, li componeva un po' come voleva. La suggestione era come quella di andare in casa di qualcuno curioso, qualcuno un po' strano, e che non c'è in quel momento, che dorme su un tavolo come la signora faceva, e ti viene voglia di frugare un po' fra le sue cose per capire meglio che storia avesse questo personaggio, no? Cioè sei mosso proprio da questa curiosità. E difatti, quando dicevo anche stamattina, dovevamo dire ai custodi di non dire niente, perché loro dicevano a toccare il tavolo lì, cioè, c'è la figura, tocca. No, invece non dovevi dire niente, doveva essere la persona che andava lì e toccava la figura, e in quel momento scopriva che questa reagiva, perché lì stava tutta la forza anche dell'esperienza di questo lavoro. Comunque, insomma, questo è stato il primo lavoro interattivo. Ma qual è la forma interessante che è venuta fuori, che voglio mettervi in evidenza e sottolinearvi? Il fatto che mette subito a nudo come questo dispositivo interattivo, determinato dalla presenza anche del computer, era così potente nel suo rimando alle conseguenze sociali, che non avevo bisogno, non sentivo più il bisogno, come nella prima fase invece sentivo un po', perché avevo un po' nostalgia degli anni 70, di quelle cose che avete visto stamattina, più da battaglia, no? Qui ho scoperto che invece di per sé era una cosa che aveva un suo risuono nella dimensione del sociale, no? Pensate ad esempio che in questa installazione, il primo giorno che è uscita, ho chiesto alla persona che aveva fatto il software se poteva, io sono mezzo accecato da questo proiettore, ma non riesco a trovare un punto nero. Ho chiesto alla persona se poteva calcolare la quantità di soggetti toccati dalle persone, e lui l'ha fatto in 5 minuti questo counter, e il giorno dopo noi abbiamo calcolato tutte le pressioni che sono state effettuate sulle figure, per cui noi sapevamo il giorno dopo
esattamente quali fossero state le figure più toccate in tutta la, il palette di figure che c'erano qui dentro, e quindi poter stilare una graduatoria, una classifica di queste, diciamo, adesioni più, più evidenti da parte del pubblico. La cosa mi fece aprire proprio una finestra che non avevo immaginato, cioè quanto questo dispositivo interattivo potesse essere invasivo nella nostra vita, perché non è che produce solamente così una dinamica effetto, causa-effetto rispetto alle immagini, ma è qualcosa di diverso, è una causa-effetto che viene intercettata. La differenza tra interazione e interattività sta proprio qua, anche nella definizione. L'interazione è una pratica che avviene sempre, in ogni qualsiasi esperienza, è una pratica relazionale, cioè io tocco un pezzo di roba che è freddissimo e faccio l'esperienza del freddo, ma è un'esperienza che rimane tra me e quell'oggetto lì. Se io tocco una cosa fredda qui dentro, in un clima di interattività, questa esperienza del toccare viene rimandata e questo dato viene conservato in qualche memoria. Cioè un'intercettazione di un'esperienza. Guardate che non è un passaggio da poco, perché ci spiega molto che cosa sta succedendo adesso, dove l'interattività è diventata un elemento fondamentale. Con internet si è sviluppato in maniera esponenziale, e quando ci dicono oggi che Google intercetta tutte le chiamate e quelle cose che sono successe anche recentemente, ecco belle che fatto che questa immaginazione che avevamo in quel momento si è verificata come un fattore di primaria importanza nella vita sociale e politica della nostra epoca. È uno strumento di controllo fortissimo. Quando voi mettete le vostre cose su Facebook, sono cose che sono ormai in pasto a tutti quanti. Anzi, c'è addirittura una dinamica che fa sì che le persone abbiano voglia di mettersi in mostra e di dichiararsi proprio attraverso questi strumenti. Pensate quanto è diventata contorta anche la faccenda, no? Ecco, quindi la cosa che, per dire, per ritornare agli anni 70, la cosa che l'impressione che io ebbi proprio da questa prima esperienza è che l'interattività era una frontiera incredibilmente importante per lo sviluppo, diciamo, della dimensione sociale, che quindi facendo un'operazione di analisi di questo genere entravi direttamente in modo politico dentro le cose. Non era solamente una questione estetica, formale, un'invenzione creativa, quelle cose, ma interagivi direttamente con quelle che erano le logiche di una società che poi si è verificata, devo dirlo senza falsa modestia. Non perché magari poi l'hanno detto in tanti altri, per carità, non è che voglio farmi il paladino, però per noi è stata una scoperta. Dire in quel momento che i nostri lavori interattivi erano l'assunzione di un linguaggio che aveva queste finalità anche, che aveva queste cifre politiche, non è stato facile nemmeno agli amici più cari che avevano seguito anche il nostro percorso, perché dicevano, ma l'interattività è un giochino, è una cosa, vai lì, tocchi, ti diverti, fai leva sul divertimento delle persone. Ma come il divertimento? Dico, dietro c'è un significato spaventoso, importantissimo. Era molto difficile far passare questa concezione, molto difficile. Sino a quando non gli ho portato una statistica che ciascuno di noi sviluppava al tempo circa 300 azioni interattive al giorno, cioè quindi valeva dire che ognuno di noi nella società occidentale deponeva 300 informazioni su se stesso ogni giorno che passava. E che vuol dire qualcosa, insomma, no? Cioè qualcuno poi le userà queste informazioni, difatti le usano tranquillamente. Ecco, insomma, questo qui è stato il nostro approccio all'interattività, a questo mondo, all'utilizzo di nuove tecniche, questo passaggio tra il giardino delle cose e tavoli, l'utilizzo delle tecniche più sofisticate di allora, c'è cioè questo passaggio che vi dicevo, il videoproiettore, il computer, che poi abbiamo portato avanti sino a una terza fase che, se volete, che poi ci fa chiudere un po' il ciclo con stamattina, se volete ve lo faccio vedere, che è proprio legata a questo discorso dei portatori di storia. Anche qui abbiamo fatto tantissime installazioni interattive, è chiaro, è sottinteso che
a questi risultati si arriva attraverso quello che abbiamo chiamato un percorso, non è che capitano lì per caso, ma è un processo anche lento di costruzione di esperienze che non sempre poi sono anche all'altezza, cioè voglio dire, la ricerca prevede anche dei momenti un po' più deboli. Però un altro elemento certamente significativo è stato questo passaggio, se non vi annoio? Bene, allora vi faccio vedere questo altro passaggio importante. È una ricerca sul Mediterraneo, a proposito di committenza. Vi faccio questo racconto. Si presentano un giorno in studio due o tre personaggi che ci avevano chiesto appuntamento, vengono, dicono siamo di Hermès, la filiale italiana di Parigi, e volevamo contattarvi per fare un'operazione insieme, eccetera. Io pensavo volesse un documentario, qualcosa legato un po' alla loro storia. Dice no, vogliamo fare, noi abbiamo un circuito anche culturale, vorremmo fare un'opera, conosciamo, abbiamo visto i vostri spettacoli, le vostre cose, ci interessa fare qualcosa insieme. Voi pensateci un pochino, comunque venite a fare una presentazione del vostro lavoro a Parigi, al quartier generale, dove c'è il presidente, così vi mostrate, ecco, beh, insomma, che bella occasione, no? Che bella cosa. Allora, dopo qualche tempo andiamo a Parigi e ci incontriamo in centro a Parigi, in questo bellissimo ufficio, tipo giardino pensile al centro, e con il presidente di Hermès, Jean-Louis Dumas, e tutto il suo management più stretto, diciamo, no? Tavolo rotondo, riunione così bellissima, molto formale, cioè, anche un po' timorosa, ero nato io col mio organizzatore, insomma, che mi dava una mano anche sulla lingua. Allora inizia questa seduta e mi dicono, beh, presenta poi il lavoro che fate a Jean-Louis Dumas, che è il nostro presidente, che mi avevano avvertito sarebbe stato poi determinante per dire se poi potevamo fare questo progetto o meno. Allora io vi faccio vedere un po' come ho fatto vedere a voi adesso, velocemente, molto più velocemente, un po' di cose, gli spiego, no? Guarda, non è che siamo dei tecnologi, cerchiamo di usare la tecnologia in una maniera molto umanizzata, cercando di trovare le problematiche, eccetera, eccetera, e gli faccio vedere 5-6 documentazioni per dimostrare quello che stavo dicendo. Finisco questa cosa, lo guardo in faccia, lui è lì immobile, e dice, ma sì, no, ma è molto interessante tutto questo, dice, però non so, riesco a capire cosa possa c'entrare con Hermès questa cosa. Perché io sono rimasto gelato, perché cioè, mi hanno chiamato, mi hanno portato lì, mi hanno pagato il viaggio, mi dicono facciamo una cosa, questo qua è il primo commento che fai, cioè non riesco a capire cosa c'entra questa roba con Hermès, e dico vabbè, non è proprio un buon auspicio. E ho detto, ma forse il mio francese non mi ha supportato bene, però provo un'altra volta. Allora gli faccio vedere altre 3 o 4 cose, e dico no, perché volevo spiegarmi meglio, magari pensare che questa cosa qui è proprio, c'è il lavoro delle mani, le cose, la tattilità, insomma tutte queste che si può assimilare alla cultura artigianale di Hermès, che hanno questa grande tradizione, eccetera, eccetera. E dice, ah sì, bene, dice, però guarda, francamente non ci sto pensando, ma non riesco a capire come proprio associare alla porca miseria, mi è cominciato un po' a girare le balle, come si dice in termini tecnici. E allora mi viene proprio lo spunto, tanto che questo me ne frega, a questo punto diciamo compromesso per compromesso, e gli ho detto, scusi, ma io non sono venuto qua a cercare lavoro, cioè mi avete chiamato voi, se non siete interessati, prendo, vado via, buonanotte, no? Perché dico, poi c'è un limite. E questa mia, come dire, reazione un po' impetuosa e un po' risentita anche, lo ha scosso, cioè è stata una battaglia veramente psicologica, veramente interessante questa. E lui fa a quel punto una cosa assurda, veramente, cioè, è stato un gioco delle parti proprio. Sale su una sedia, proprio davanti a tutti, che erano tutti i suoi collaboratori costernati, questo signore di 75 anni, sale sulla sedia
e comincia a fare una ringa proprio degna di Hyde Park proprio sulla filosofia di Hermès, no? E comincia, racconta di perché Hermès di qua, perché noi, la cultura, l'umanismo, le mani, tutti pietrificati a ascoltare lui, perché nessuno osava né contraddirlo né dire niente. Scende da questa sedia finalmente, ma letteralmente, guarda, non è che vi sto raccontando una panzana, proprio è così è stato. E mi è venuta lì una, cioè, un'intuizione, un'illuminazione proprio, un'intuizione. E gli ho detto subito appena scende, dice, dico, ma scusi, vede che c'è qualcosa che siamo un punto di contatto tra di noi? Dice, perché la passione con cui lei ha raccontato la sua cultura, della sua compagnia, della sua azienda di famiglia tradizionale, secolare, eccetera, eccetera, è la stessa con cui io ho raccontato il mio lavoro, perché anch'io sono appassionato del mio lavoro. Cioè, questa roba qua l'ha disarmato totalmente, e in questa partita a scacchi alla fine siamo andati via con una totale adesione al fatto di dire no, proponetemi qualcosa, dai, facciamo sicuramente qualcosa insieme. Allora sono tornato a Milano, ho detto guarda, è stata molto dura, è stata veramente molto dura, credo di aver sudato 7 camicie, dico però c'è questa possibilità, cosa facciamo? Facciamo quello che davvero ci piace fare, no? Proviamo a fare il massimo, a chiedere il massimo. Allora siamo andati lì qualche tempo dopo con un progetto che riguardava il Mediterraneo, dicendo noi vorremmo fare un giro nel Mediterraneo, fare 6 tappe e in queste 6 tappe cercare di indagare sulle sensibilità che uniscono queste grandi differenze che sono nel Mediterraneo, cioè un po' di robe che avevamo elaborato, ma con un'impresa diciamo economica piuttosto rilevante, perché era un costo non da poco spostare una troupe 15 giorni per ogni paese, poi far diventare installazioni, insomma un investimento economico mica da ridere. E andiamo là, glielo presento, bellissimo, benissimo, fantastico, facciamolo, buonanotte. C'è una piccola discussione se il Marocco era cultura mediterranea o meno, ma però lì lui diceva di no, io dicevo di sì, ci siamo accordati che era meglio dire di sì che di no, insomma alla fine ha mollato anche su quello, e facciamo questo bellissimo progetto durato quasi 1 anno e mezzo, 2, legato al Mediterraneo, per cui noi abbiamo cominciato a fare dei giri in Francia, in Grecia, in Libia, in Marocco, in Italia abbiamo fatto anche una puntata, poi più recentemente poi siamo stati in Siria anche. E vi faccio vedere adesso rapidamente un consuntivo che riguarda quella mostra. Che introduce un tema fondamentale per noi, questo, apparentemente al di là dell'opportunità, il rapporto col territorio. Usciamo dallo studio praticamente, usciamo dall'atelier e andiamo un po' come facevano gli impressionisti, qui qualche citazione la potete anche riconoscere, sul territorio a respirare un po' con i profumi e a sentire i movimenti del vento. Dei grandi paesaggi che noi abbiamo chiamato paesaggi instabili. Thank you.
Significati di queste cose qua, però la cosa che voglio sottolinearvi, perché sarà quella centrale su cui anche imposteremo un po' la giornata di domani, è questo rapporto col territorio. Qui si stabilisce, come dire, la necessità di andare a provare direttamente sul campo certe sensazioni e produrre certe immagini. Si tratta poi di portare tutto questo dispositivo così complesso, tecnologico,
che abbiamo detto, e il concetto anche di interattività, dentro una dimensione che lavora sul campo, lavora con le comunità, lavora con dei luoghi particolari, e che che poi si manifesteranno ancora di più e più precisamente nell'esperienza dei portatori di storie che vi raccontavo questa mattina. Ora, se volete, vi lascio con l'ultima inquadratura proprio di quel seminario, di quel workshop fatto a Casablanca che vi raccontavo, fatto con i 15 ragazzi, e perché quello da, seppure pensato come uno schizzo, perché da un punto di vista tecnico in 8 giorni non si può fare tutto quello che si vuole, però è stata la base di tutto quanto il lavoro che abbiamo fatto più recentemente e che vi mostrerò magari meglio domani, compreso quei musei del territorio di cui vi accennavo. E questo? Sì. Abbiamo appena visto, che anno è? 2002, sì, esatto. Qui invece siamo nel 2008. E questo è quello prodotto come bozzetto, ma che da zero è arrivato anche all'esposizione, per cui, con quelle tecniche che vi ho raccontato delle layers. كان واحد الراجل كبير في عمره، كنا باقيين صغار، سمو جبار بخير، تمشي عندو تعطيه ليه درهم درهم تاع الخبز تدير لك فيه العدس، تتفق مع بعض تكون جايه من تعودي من هنا على شارع حسن ثاني وتشدي شارع بويا. كنت انا عزيز عليا بول برمضان، كنت ساكنه فيه مع النصارى الراسين لي زارين، ساكنه في حي سلام. إلا بغينا نمشيو لاكولين دونفا، كناخدو بحال دابا من الحمام بني حسن دو شارع حسن الثاني، كنمشيو ناخدو كندورو على اليسار، تنجيو باغ إكزومبل لاغي دالجي زونك الجزائر، هنا فين كاين البنك التجاري، جنب دغر السلطان، باسكو سوفون جو في شي لي زارتيزون كي فون لو دي بلاطو أون برونز. كنخرج من الدار كنكون غادا من مدرسة، يعني مدرسة قريبة شوية من الدار، كانت واحد البلاصة المهم بحال زبالة بوبال بحال هكايا، كان شي مرة معرفت شي واحد قالك بأن شي بنت قتلوها تماك، يعني كنوصل لديك البلاصة كنقطعو الشنطة وكندوزو ديما كاين، لأن في الذهن ديالي أن ديك البنت راه دفنوها تماك. تدوز الشارع تدوز دار الشباب. L'odeur de poisson me rappelle aussi donc ma ville natale. Je suis née dans une ville qui est côtière et elle me rappelle aussi que mes parents travaillaient dans le poisson. سقالة سقالة مع الأسف هو كنلقاو بعض الأماكن اللي عندها واحد التراث غانية من التراث ديالها كيضيعوها، حيت هي هذيك المكان مع جو سوي با كونتر بين كاين دابا واحد المقهى أو ريستورا أو، ولكن كما كيقول لك المثل لو ليو ميم أ بيردو لو بليزير. هذا
الذهاب إلى عين دياب مر عن طريق محمد الخامس صح محمد الخامس أخذ طريق اليمين وشد لحد المسرحية 21 وبعدين مباشرة صار فضاء مفتوح وقرص الشمس موجود نفس الوقت اللي ذكرني في رائحة أول قبلة عملتها في سنة 87 كمشي وصال دي جوج ما كنا كي تشمعوا بزال دي الدراني حدا الباب دي الأصار كينا واحد الشردة كما كنا فيك يكونوا الدراني كما أرسوا الهواية صال دي ياسمينة كما كنا قدام الباب دي وكينا واحد الشردة كنا عامر بجميع السيلات كل واحد كيمارس السيل اللي كيعجبه Ci fermiamo qua per oggi perché siamo un po' tutti stremati anche dal caldo. Vi ringrazio. Ecco, volevo dirvi una cosa. Adesso io vi darei un... Ce l'abbiamo? Ah, perfetto. Prima di andare via, prendetevi un post-it, un fogliettino e magari, se avete voglia, se me lo darei come un piccolo esercizio, ma proprio minimale, di pensare... Avete visto qui come funzionava la cosa? Qui chiedevamo a ciascuno... forse una, che io capisco, ma anche voi, parlavano arabo, però chiedevamo a loro di raccontarci un posto di Casablanca particolarmente speciale per loro e loro ci indicavano il posto, ce lo segnavano con una mappa fatta a mano che poi diventava questo geroglifico, insomma, che stava dietro di loro, no? Questa specie di... ecco. E poi noi andavamo nel posto, documentavamo il posto e lo associavamo all'intervista che facevamo a ognuno di loro. Ecco, ci piacerebbe molto che voi poteste pensare, se dovessimo fare un lavoro di questo genere, qua, in questo territorio qui, in questo posto, in questi luoghi, che sono così densi, ricchi di cultura, cosa pensereste di chiedere a queste persone? Se dovessimo fare applicare questo format a questo, appunto, questo ambito dove ci troviamo adesso, quale potrebbe essere la chiave per entrare proprio dentro? Abbiamo visto come in questo caso, in questa prova, primissima prova che abbiamo fatto, mi dispiace di non aver fatto vedere le altre, ma comunque la vedremo magari domani mattina, quindi avrete anche il tempo di ripensarci. Cosa potremmo chiedere se per fare diventare un lavoro che in qualche modo diventi anche un'esperienza di trasferimento della cultura, di queste, dell'identità anche di questo territorio? Se avete voglia di pensarci alle persone, mettiamo che noi replichiamo un set di questo genere, no? Dove chiamiamo delle persone, avete visto, persone qualunque prese per la strada, non c'è stata una ricerca particolare. Andavamo in strada, mandavamo in strada questi ragazzi, questi qui arrivavano col barbudo di turno, con l'altro, eccetera, eccetera, li convincevano a... grazie, sì. Li convincevano a venire su questa pedana, non facile, e poi li prendevamo, li mettevamo lì, gli facevamo raccontare delle cose e raccoglievamo questo materiale, che è un materiale che ha anche una qualità, diciamo, antropologica, fra virgolette, no? Però qui nascevano queste mappe di Casablanca stranissime che ci davano una visione della città un po' particolare. È un primo bozzettone, come vi ho detto, che abbiamo poi sviluppato meglio nel lavoro di Shanghai e in altri lavori in un altro modo. Se dovessimo fare replicare qua, che cosa potremmo chiedere alle persone del luogo, affinché possano esprimersi, non dico come abbiamo visto i sordomuti stamattina facendo delle forme, però insomma, ecco, affinché poi producano qualcosa che diventi comunicativo per le persone che lo guardano, non solo a parole, non solo a parole. Un piccolo esercizio, cioè lo spazio di un post-it, quindi non è che c'è da scrivere tanto, solamente
un'idea, una cosa, poi domani la discutiamo un po' insieme. Cioè, tu immagina che io sono qui, non conosco niente di questa cosa qua, vorrei conoscere profondamente la cultura, l'esprima, non semplicemente, non solamente quella storica. Come posso andare a interpellare e a fermare le persone fuori e dire scusi un attimo, lei mi potrebbe rispondere a questa domanda qua perché... Sì, cosa, sì, come... Va bene, ci vediamo domani alle 10. Grazie per la pazienza e la sopportazione.